Buongiorno, rieccoci ai video sull'Agenda 2030. L'obiettivo di oggi è l'obiettivo numero 11, città e comunità sostenibili. Cosa vuol dire questo obiettivo? Beh, la maggior parte di noi sulla Terra, e si stima entro il 2030 per la precisione il 60%, vive in zone urbane, cioè all'interno delle nostre città. Molti, se sostituissero le lampadine con lampadine a risparmio, si stima risparmierebbero tantissimi soldi all'anno. Sono moltissime queste informazioni e non vi voglio assolutamente appesantire con tutti questi dati. Vi lascio solo pensare a quante cose noi potremmo fare anche nel nostro piccolo per rendere le nostre città un po' più sostenibili, sia dal punto di vista climatico, quindi per agire contro i cambiamenti climatici, che sarà uno dei prossimi goal, sia anche proprio nella nostra vita personale, che dire, anche a livello di risparmio. Buongiorno e bentornati a un'edizione di Agenda 2030. Il goal di oggi è il numero 11, sulle città e le comunità sostenibili. Gli Emirati Arabi Uniti e quindi anche Dubai avevano la peggiore impronta ecologica del mondo, ma dal 2006 le cose sembra che stiano cambiando. Il nuovo Emiro, infatti, investendo nelle fonti rinnovabili, mira ad avere entro il 2050 la migliore impronta ecologica al mondo e assicura che entro quella data il 75% dell'energia proverrà da fonti pulite. Questo cambiamento è scaturito dalla crisi economica del 2009, che ha bloccato il boom di Dubai e ha aperto gli occhi al governo su questi problemi. Uno dei progetti che è stato messo in campo è stata la costruzione della città sostenibile, un'area di 46 ettari che mira a produrre più energia di quanto ne consuma. Questo è possibile grazie all'energia solare. In questo quartiere l'edilizia è passata dalla costruzione di enormi grattacieli di vetro a case basse situate, costruite vicine tra di loro in modo che si facciano ombra e verniciate con tinte che riflettono i raggi solari evitando di assorbire il calore. In questa città tutto ciò che fa ombra, quindi tettoie dei parcheggi e tutti i tetti, sono stati coperti di pannelli solari. Il prossimo obiettivo è quello di ridurre l'uso di veicoli privati a Dubai, e incentivando l'utilizzo della metropolitana, che dal 2009 è in servizio e copre l'intera area metropolitana. Dubai si è sviluppata nel giro di neanche un secolo, nel 1970 infatti è stato scoperto il petrolio e nel giro di 50 anni è divenuta una delle metropoli più famose in tutto il mondo. È proprio questa capacità di svilupparsi velocemente che permetterà a Dubai di ridurre le proprie emissioni e consumi. Come vedete, quando si è in tanti, è molto facile ottenere risultati importanti, per cui ora è il vostro turno. Noi ci vediamo alla prossima edizione. We'll be right back.